Il 28 febbraio, World Peace and Unification Sanctuary ha diretto la cerimonia di benedizione cosmica della Keonil Book per la registrazione nel Libro della Vita. Questa era una cerimonia di matrimonio e una cerimonia di riconsacrazione per le coppie, esistente e nuove. La natura unica di questa cerimonia di benedizione è che alle coppie è stato chiesto di indossare una corona e portare una verga di ferro durante la cerimonia. Le corone significano la nostra convinzione che ogni uomo e ogni donna siano co-creatori e co-governanti nel regno di Dio. Essi ereditano la terra e hanno la sovranità sulla loro terra, proprio come re e regine. Le corone simboleggiano la nostra connessione con il lignaggio di Dio e la nostra sovranità nel regno di Dio che verrà. Crediamo che l'AR 15 sia la rappresentazione sostanziale della verga di ferro, come profetizzato nel libro dell'Apocalisse. Il discepolo di Gesù Giovanni profetizzò che quando Cristo tornerà, lui e i suoi seguaci governeranno il regno di Dio con la verga di ferro. È nostra convinzione che in Keonil Gook, che è il regno di Dio o nazione di Dio, ogni individuo dovrebbe imparare come usare responsabilmente le armi da fuoco. Un'arma di forza potente nelle mani di cittadini buoni e retti garantisce la libertà della gente e crea una società di pace, non di violenza. Le corone e le fucili rappresentano la nostra sovranità e i mezzi per difendere quella sovranità. Ai partecipanti che hanno partecipato all'evento è stato chiesto di portare i loro fucili nelle loro custodie. Ogni fucile è stato controllato prima con chiusura zip. Reverend Sun Myung-moon, who is Christ returned and our true parent. Today, Reverend Sun Myung-moon, through his son and representative and second king of Cheonggi-guk, Hyung Jin-moon, has permitted me to use English in certain parts of the ceremony, in an effort to accommodate the presence of members of the English-speaking media from around the United States and overseas. Today's ceremony is a marriage blessing, where couples have been asked to attend with crowns and AR-15 rifles as religious accoutrements. It is not a blessing of inanimate firearms. Salmi 2, 8-9. 8 Chiedimi, io ti darò in eredità le nazioni e in possesso le estremità della terra. 9 Tu le spezzerai con una verga di ferro, tu le frantumerai come un vaso d'argilla. Apocalisse 2, 27-29. 26 Al vincitore che persevera sino alla fine nelle mie opere, darò autorità sopra le nazioni. 27 Le pascolerà con bastone di ferro e le frantumerà come vasi di terracotta. 28 Con la stessa autorità che a me fu data dal Padre mio e darò a lui la stella del mattino. 29 Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Le beatitudini. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia.
12 Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi. Carvel, Kimio Carveri, 네, 먼저 봉조하겠습니다. Rowan Carvel and Kimio Carvel are representing all of us in offering the flowers to our true parents. Please give them, a round of applause as they offer the flowers as an expression of our gratitude for this wonderful, wonderful blessing that we are receiving today. Whenever I fall away, whenever I start to pray, so here I am, lifting up my heart, lifting up my heart, if you can call the Questa cerimonia ha creato ondate nei media e nella comunità, e ci sono stati alcuni malintesi. Lo scopo di questa benedizione non era quello di benedire le armi, ma di benedirci nel matrimonio e di registrarci nel regno di Dio. Le corone e le fucili rappresentano la nostra sovranità e i mezzi per difendere quella sovranità. Dunque, l'evento è proseguito con successo e in modo pacifico. Yun Gein Mon, il pastore di World Peace and Unification Sanctuary, e successore del reverendo Sun Myung Mon, ha diretto la cerimonia con sua moglie, Yeona Lee Mon. Ha gentilmente permesso ai media di tutto il mondo di testimoniare e documentare l'evento. L'intrattenimento è stato offerto in celebrazione della benedizione e in ricordo del fondatore della Chiesa dell'Unificazione, Reverendo Sun Myung Moon. Come dice il proverbio, con un grande potere derivano grandi responsabilità. Crediamo che ci dovrebbe essere una cultura di riverenza e responsabilità intorno alle armi da fuoco, non di sensazionalismo e paura. L'idea generale è che le persone rispettose della legge e dignitose, che temono Dio, dovrebbero poter avere armi che sono fucile. Durante la cerimonia dell'acqua santa, i partecipanti hanno spruzzato acqua a tutti i partecipanti, compresi i media. The pastor of our church was always talking about our Second Amendment. I look at it as a weapon to protect my family
and to protect my neighbors. Christians just feel that they have to arm themselves for protection. The way the world is going today, it's just a form of protection for us. Controversy is something you expect when you're a Unification Church member, a Mooney, as we're lovingly known. We've grown up with controversy. The whole idea is that people who are lawful, God-fearing people should be able to have the ultimate weapon, which is the rifle. La giornata si è conclusa in un poligono di tiro privato, dove i membri che non possono possedere armi a causa delle leggi restrittive sulle armi nei loro paesi, hanno provato a usare un fucile, alcuni per la prima volta. Il sole tramontasse senza una nessuna persona ferita. Diamo gloria a Dio che possiamo esercitare la nostra fede per celebrare i nostri matrimoni benedetti da Dio e il nostro diritto dato da Dio di difendere la nostra libertà.